E allora custodite questa scelta come un dono del Signore, quel dono che Dio fa a ciascuno di noi, perché se è vero come è vero che lampada per i nostri passi e la sua parola è luce sul nostro cammino, abbiamo bisogno di essere guidati, di essere sostenuti. Non preoccupatevi oggi, detto nel giorno di un matrimonio, è un invito a sfidare l'idea del mondo. Non ci preoccupiamo perché ci fidiamo di Dio. Non ci preoccupiamo perché, siccome sappiamo che Dio è amore e nella sua parola vogliamo camminare, allora, potendoci fidare di Lui, la nostra vita ha una svolta diversa. Beato chi cammina nella legge del Signore. Qual è la legge del Signore? Qual è il comandamento del Signore? Ama Dio sopra ogni cosa, prima di ogni cosa, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, e ama il prossimo tuo come te stesso. Una donna forte, chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Essa gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Love is patient, love is kind. It is not jealous, it is not pompous. It is not inflated, it is not rude. It does not seek its own interests. It is not quick-tempered. It does not brood over injury. It does not rejoice over wrongdoing, but rejoices with the truth. It bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. But where there are prophecies, they will cease. Where there are tongues, they will be stilled. Where there is knowledge, it will pass away. For we know in part and we prophesy in part, but when completeness comes, what is in part disappears. Carissimi, Carmelo e Letizia, siete venuti insieme nella casa del Padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti al ministro della Chiesa e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo. Ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale, perché vi amiate l'un l'altro con amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto io vi chiedo di esprimere ora davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Carmelo e Letizia, siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? Sì. Siete disposti, seguendo la via del matrimonio, ad amarvi e a onorarvi l'un l'altro per tutta la vita? Sì. Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa? Sì. Alla presenza di Dio e davanti alla Chiesa qui riunita, la mano destra ed esprimete il vostro consenso. Il Signore, inizio e compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Carmelo, accolgo te, Letizia, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele nella salute e nella malattia, nella gioia e nel dolore, e di amarti ed onorarti tutti i giorni della mia vita. Io, Letizia, accolgo te, Carmelo, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre,
nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Letizia, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Carmelo, ricevi quest'anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, invochiamo con fiducia il Signore perché fonda la sua grazia e la sua benedizione su questi sposi che celebrano in Cristo il loro matrimonio. Egli che li ha uniti nel patto santo per la comunione al corpo e sangue del Signore, li confermi nel reciproco amore. O Dio, con la tua onnipotenza hai creato dal nulla tutte le cose, e nell'ordine primordiale dell'universo hai formato l'uomo e la donna a tua immagine, donandoli l'uno all'altro come segno inseparabile, perché siano non più due, ma una sola carne. Così hai insegnato che non è mai lecito separare ciò che tu hai costituito in unità. Poi buttiamo tutto il resto. In inglese. Provare, ce la
There's a lot to eat. Don't fill up too much for the starter, because then we're gonna throw everything else. Okay. Right? So just take it slow. It's a long afternoon. Cheers. Is mine, only one at a time.